Il Carnevale di Fano, la più antica manifestazione folcloristica della città di Fano, risalente al 1347, potrebbe diventare con ingresso a pagamento. L'ipotesi è al vaglio dell'ente carnevalesca, l'associazione che dal 1871, allora si chiamava Società della Fortuna, organizza le sfilate dei carri allegorici, le mascherate, il getto dei dolciumi e tutti gli eventi collaterali. L'idea di riportare il biglietto d'ingresso al carnevale è stata presa in considerazione dall'attuale consiglio direttivo guidato dalla presidente Maria Flora Giammarioli e domani sera, nel corso di una riunione, dovrà votare l'introduzione o meno del ticket. Ma cosa ne pensano i fanesi? Carnevale, secondo voi, deve essere a pagamento o no? Ingresso? Ma forse un'offerta. Siamo libero? Sì. Come avviene per altre cose. Esatto, però posso insomma dire che dietro c'è un gran lavoro, quindi non so, bisognerebbe mediare. Non so se va la candela tra spese e incassi e poi sicuramente il numero delle persone che vengono al carnevale calerà drasticamente, perché se a pagamento molti evitano di venire, per cui è difficile, è da pensare ed è difficile soluzione. Ci starebbe pagare perché effettivamente molte manovalanze, però se vogliamo questo successo enorme da tutta Italia, secondo me dovremmo lasciarlo gratis. Magari paghiamo noi fanesi una tessera, come stiamo facendo all'ente carnevalesca, di club, insomma, di... Carnevale deve essere a pagamento o gratis? Momento di crisi che stiamo vivendo, è ora di far pagare. Volendo pensare una cifra? Entro i 10 euro. Carnevale a pagamento o gratis, free? Deve essere gratuito perché il carnevale è ovviamente di tutti, ma io penso gratis, dai. Gratis? Sì, dai, secondo me sì. Ci verrebbe volentieri più gente. Carnevale, secondo voi dovrebbe essere, buongiorno, a pagamento o completamente gratuito? Io sono all'estero, sono in Svizzera. Vengo giù tutti gli anni proprio a carnevale. Ecco, quindi se lei lo trova a pagamento... Cosa... Ma per me è indifferente. Se ci dovrebbe pagare qualcosa, perché no? Verrebbe per esempio, comunque. Sì. Carnevale a pagamento o gratis? Pagamento. Che cifra potrebbe essere orientata? Una persona, anche i bambini. Sono completamente d'accordo con lei, a pagamento come quando noi eravamo piccoli può andar bene. Per me deve essere a pagamento, una minima quota, ma perché no? Ma non è che dovrebbe essere o non dovrebbe essere, non so se vale la pena sì o no. Quindi valutare... Cioè gli enti pubblici, se fai pagare, ti continuano a dare quello che hanno dato o ti danno di meno con quella scusa? Non lo so, boh, non lo so. Bisogna vedere... Non lo so, perché poi qualcuno dice 10 euro ipotizzato è troppo dopo 19 anni che non si paga, però si paga 10 euro a gambetto, non è che possiamo fare la parrocchietta noi altri. Non lo so, è un rebus, guarda, grosso, come è diventato tutto il carnevale un rebus.